interessi dell'opinione pubblica, e cioè a dire non sta tutelando quel diritto all'informazione che invece è importante. Allora, proprio perché non... Scusami Vai. Fabio, ti interrompo, ti dico una cosa, facendo anche un esempio su un'indagine che ho svolto io, cioè si torna indietro di 40 anni. 40 anni fa le intercettazioni decideva il PM insieme agli avvocati se trascriverle o meno. Questo ha fatto sì, per esempio, nel mio caso, quando ho fatto l'indagine sulla morte di Pasolini, c'erano delle intercettazioni che erano rimaste in dei nastri e che non erano state mai trascritte. Era, diciamo, come dire, a discrezione del PM, soprattutto insieme agli avvocati, decidere questa cosa. È ovvio che ci sono c'erano dei contenuti, perché poi quelle trascrizioni nelle nuove indagini su Pasolini sono state effettuate con quei nastri vecchi, quindi immagina il casino di poter trasportare da uno strumento vecchio a uno nuovo delle intercettazioni. E quello che sta succedendo adesso è lo stesso, cioè con questo decreto si vuole tornare su questa questione a 40 anni fa e a mettere a discrezione del PM le trascrizioni o meno delle intercettazioni. E questo è alle quali poi apporre il segreto di Stato. Questo è veramente un passo indietro importante che l'opinione pubblica sappia. Viene il sospetto che questa manovra del governo in combutta con il Parlamento alla fine serva a tutelare soltanto il mondo della politica e non dell'opinione pubblica, che Già. invece ha bisogno, diciamo, anche un po' di crescere. E cioè, voglio fare questa riflessione anche un po' autocritica. Spesso le intercettazioni sono state utilizzate da molte testate in senso strumentale, e però questo fa parte. Ecco, questo fa parte anche di un tipo di giornalismo che l'opinione pubblica dovrebbe imparare a conoscere e a scartare automaticamente. Ma questo non avviene fin quando non c'è quel rapporto dialettico giusto tra mass media e opinione pubblica, che dovrebbe connotare un po', e ha connotato in altri casi un po', la vicenda civile di ogni paese. Io sinceramente, Simona, con te volevo condividere una riflessione che c'entra poco con questo discorso sul ragionamento, e però c'entra parecchio con la professione. Quello che è accaduto a Ostia, in fin dei conti, è un campanello d'allarme. Non tanto chiaramente la parte violenta di questa storia, quanto la reazione, degli abitanti, all'arrivo dei giornalisti. Lascia un po' di amaro in bocca. Forse come categoria dovremmo in qualche modo fermarci a riflettere l'immagine di tutta la categoria nei confronti dell'opinione pubblica non è positiva. Poi è vero che quello è un quartiere molto particolare, però parliamo appunto di povera gente, comunque di situazioni estreme. Volevo su questo sentire la tua opinione, perché giustamente tu hai difeso il diritto all'informazione e hai sottolineato nel mondo social come non è possibile trovare un modo non invasivo a volte per porre una domanda, ma questo non vuol dire che la reazione dall'altra parte deve essere appunto violenta. Prego, ti lascio il microfono. Sì, allora la questione è questa. L'opinione pubblica, cioè i cittadini di Ostia, in particolare di quella zona, ovviamente hanno delle ragioni, anche se sbagliate, per attaccare i giornalisti, che sono quasi ragioni, diciamo, giuste, nel senso quasi inconsapevoli da parte loro. La questione è che i riflettori vengono posti sempre soltanto quando c'è la notizia così, a far rilevare i fatti. Estrema. Il problema è che i cittadini di Ostia subiscono dal clan Spada e da altri clan, ma soprattutto dagli Spada, perché gli Spada hanno quella funzione in quel luogo,
soprusi, minacce e ricatti da tempo immemore, da tanto tempo. Quindi è ovvio che alla fine si sono comunque dovuti rassegnare a questo modus vivendi, e allora vedono questo ruolo giornalistico un po' un opportunismo. Per spiegare che non è così, che non è assolutamente così, bisognerebbe starci di più in quei posti. Io ricordo, ho fatto un servizio sull'Idroscalo quando era sindaco Alemanno, erano gli eventi prima di tutto quello che scoppiò poi con Mafia Capitale, cioè la volontà di fare del porto di Fiumicino terra di speculazione di imprenditori e mafia e politica nel senso appunto negativo. E noi, io avevo fatto un servizio con Fanpage denunciando che il sindaco aveva fatto quasi con un'azione di polizia sbaraccare tutti dai luoghi abusivi, ma sono abusivi da anni, per portarli in un residence lontani dai propri affetti, smembrati e divisi. Quindi noi avevamo fatto questo servizio e nessun media mainstream nazionale aveva mai scritto di queste cose, che poi sono ripetute non solo Alemanno le ha certificate, ma a Marino non le ha risolte, ecco, per dire, nel senso, questa questione è chiaro che loro si rivolgano contro i giornalisti quando avvengono queste cose, però c'è un però. Lì non si è solo consumata una violenza, lì improvvisa di uno come Roberto Spada, ma lì si è consumata una premeditazione, ed è quello che la IPM, fermando Roberto Spada, aveva individuato e che il GIP poi ha convalidato con un tecnicismo diverso dal convalida di fermo normale, ma comunque affermando il metodo mafioso. Ecco, quindi sì, la riflessione va fatta insieme ai cittadini, purtroppo è questa la questione, c'è un gap tra chi informa e chi riceve queste informazioni. Bene, Simona, io ti ringrazio di quanto ci hai detto, di questa riflessione, anzi, comune sulla professione, che poi alla fine serve, nel nostro piccolo naturalmente, a cercare di migliorare una filiera, quella di informazione, che in questo periodo, almeno nel nostro paese, non si trova certo in buone acque. Ne sanno qualcosa i nostri amici edicolanti, che appunto tutti i giorni poi fanno i conti, in quanto pezzo finale di tutto il ragionamento, fanno i conti con un netto calo delle vendite. Grazie ancora e a presto. Grazie a tutti, grazie Fabio.
Bene, allora accendiamo i microfoni qui da Radio Rete Edicole. Noi tra pochissimo, tra pochi minuti andremo in onda con lo spazio dedicato a Parla con lei, quindi un nuovo spazio, una rubrica che abbiamo prodotto, che produrremo grazie alla collaborazione con Anna Maria Bruni e con il gruppo appunto